Ragazzi, ciao a tutti, bentornati nel quinto episodio di The Last of Us parte 2. Lo scorso episodio è stato pesante da vivere, soprattutto anche da rivivere, quindi editare il video. Ho editato questa notte e credetemi ragazzi, la reazione che ho avuto è stata abbastanza contenuta, vi dico la verità. Dentro di me è salita quella voglia di vendicarmi, questa voglia di vendetta e in questo momento sono Ellie io. Quindi d'ora in avanti ragazzi veramente ci immergeremo ancora di più nel gioco. Se mi piace un commento mi raccomando taggatemi su Instagram. Vi dico la verità ragazzi, non ho ancora fatto un taglio. In 4 episodi non ho fatto un taglio. Impressionante. Vi lascio il video. Aveva un cacciatore addosso. Voleva affogarlo e... E Joel non arrivava alla pistola. Cavolo. Hai avuto paura? Beh, ho reagito d'istinto. Mi sono lanciata sull'arma, l'ho afferrata e gli ho sparato in faccia. Quanti anni avevi? 14. Quanti anni avevi quando hai ucciso il primo? Un infetto, dici? No, un individuo cosciente. E non fungino. 10. Wow. Cos'è successo? Un tipo aggredì mia madre. Io lo pugnalai. Merda. Stavolta mi batti. Già, sono proprio cazzuta. Ci siamo perse? Direi di no. Ehi, un po' di fiducia. Sì, è spettacolo, raga, comunque. Che mi dici di quei pazzi cannibali che hai incontrato con Joel? Ce l'avevano con voi? Forse questi del VLF sono collegati a loro? No. Non mi sembrava lo stesso gruppo. E i trafficanti del mercato nero di Boston? Dina, Joel ha fatto arrabbiare molta gente. Non ha senso tirare a indovinare. Ok. Almeno finché non avremo altre informazioni. Quindi ragazzi, fondamentalmente, scusate un secondo che se mi fermo a parlare, al momento la verità effettiva su Ellie e le luci, Marlene dovrebbe chiamarsi, la tizia di colore che abbiamo ucciso alla fine del primo della Last of Us, lei non sa nulla, però Tommy sì. Quindi probabilmente lei non sa niente. E al momento ci possiamo giocare la carta che la verità verrà completamente oscurata. Però rimane sempre in ballo il fattore VLF. Che sono questi gruppi violenti che abbiamo incontrato. Dove Abby sembra che sia il capo. E... Non lo so ragazzi, si sono aperti un paio di punti di domanda. Questa cosa è molto interessante, ragazzi. Andremo a vedere. Tanto comunque vi faccio... Ellie. Sì, ci stiamo avvicinando. Inizia a guardarti intorno. Ok. Ok. Di qua. Subiamo le auto. Qua c'è una struttura. Forse mi sbagliavo. Allora sai dove stai andando. Allora, sinistra o destra? Seattle in là. Di là non credo che ci sia molto. Seattle di qua. Guardate che spettacolo, ragazzi. Sono proprio immerso nel gioco. Io come se fossi là con loro adesso. Incredibile. Spero che voi riusciate bene o male a vivere le mie sensazioni anche pur non giocando. Ragazzi, sapete che comunque io mi sto molto impegnando. Guarda che roba.
Vai, cavallon. Sembra tranquillo. Già, pensa come nascondiamo bene i nostri avamposti. Lo so, è questo a spaventarmi. Sembra tranquillo. Let's move on. Vi ricordo, ragazzi, sempre che siamo a Seattle. All'inizio del filmato abbiamo scritto giorno 1, quindi va a giorni. Siamo a Seattle perché Ellie ha sentito che il VLF andava verso Seattle, probabilmente. Tommy più che altro l'ha sentito, perché Tommy l'ha detto ad Ellie. Tommy è andato da solo, quindi siamo alla ricerca di Tommy e Abby. Wow, è questa la ZQ? Già. Occhio alle sentinelle. VLF, intrusi uccisi a vista. Simpatici. Almeno sappiamo di essere nel posto giusto. Dove sono tutti? Hanno messo un avviso. Significa che c'è un ingresso. Intrusi uccisi a vista. Ragazzi, questi del VLF sono comunque pericolosi, eh. Mamma mia, se sono cattivi. Questa è la mappa. Benvenuti a Seattle. Ok. Qualcosa di utile? Una mappa turistica? Beh, è già qualcosa? No. È nada. È nada proprio. Comunque continuo a credere che Abby sia per forza legata a un qualcosa che noi sappiamo di Joel. L'avete sentito che comunque, bene o male, Joel si era fatto tanti nemici. Però non credo che mettano un nemico di una storia a cui noi veramente non sappiamo nulla. Stadio infetto 3. Scusate un attimo. Stadio infetto 1. Fedra, stadi dell'infezione. Il Fedra non l'abbiamo mai incontrato, mi sa. Il Cordyceps ha assunto il controllo delle funzioni motorie della vittima, rapidi e agili. Gli infetti allo stadio 1 in genere viaggiano in gruppi. Non lasciate che vi circondino. Questi sono i runner. Si nascondono e tendono imboscate le vittime. Spesso girano la preda per attaccare le spalle. Avvicinatevi con cautela guardandovi attorno. Completamente ciechi, udito molto acuto. Quindi questo è uno stadio. Stadio 2 sarebbe uno stadio avanzato del runner. Lo stadio 3 è il clicker. Lo stadio 4 sono i Fedra. Un'evoluzione rara ma molto pericolosa all'effetto dello stadio 3. Sono dotati di incredibile forza e sono in grado di lanciare proiettili acidi. Comunque mi sa che alla fine il Fedra l'abbiamo incontrato nello scorso della Last of Us. Mi ricordo che c'erano degli infetti grossi. Però mi ricordo che qua hanno presentato un nuovo tipo di nemico, ma un altro che non ho voluto spoilerare, ma hanno voluto lasciare che lo vivessimo noi in prima persona. Quindi anche sotto quell'aspetto lì sono gabbie, celle di detenzione. Le usavano anche a Boston. Ok, qua non c'è più niente da prendere, mi sa. Perfetto. Dobbiamo provare ad entrare a questo punto, anche se comunque la scritta è chiara. È meglio non avvicinarsi. Oh. Materiali e basta. Proviamo a vedere da dove che si entra. Allora, proviamo ad andare da davanti a vedere se succede qualcosa. Aspetta, questi? Erano soldati della ZQ. Vedi le uniformi Fedra? Pensi sia stato il VLF? Sì, li hanno lasciati qui. Ah no, il Fedra è il nome della cosa, ok. Razza di squilibrati. Ok, vediamo cosa mi ha scritto. Non riesco a dormire, continuo a vedere lui con la testa. Dino non ha una bella cera. Forse ha preso l'influenza. La sua presenza mi tranquillizza, vorrei ricambiare in qualche modo. Yakima, trovato un altro campo lungo la superstrada. Non è detto che si tratti di Tommy, ma sono 2 settimane che non incontriamo anima viva. Dita incrociate.
Intrusi uccisi a vista. Quanti siete? Quante persone avete ammazzato? Mamma mia, raga. Vediamo qua cosa, se ha scritto qualcosa. I cacciatori ci hanno teso un agguato. Peggio per loro, bastardi. È successo mentre passavano l'area del setaccio e stavamo per cercare. Se è venuto mi piace. Sistema di abita a distanza per vedere l'offerta. Baker City, abbiamo incontrato una madre di cavalli selvatici. Quindi questo è praticamente un riassunto di quello che è successo. Ah, questa è... una canzone che ha scritto per... Joel, mi sa. WLF, Washington Liberation Front. Chi sono? Tommy ha detto che si chiamava Abby. Ok. Possiamo fare qualcosa qua? Non credo. Alright. So... mi sa che possiamo salire là. Allora, proviamo a vedere così. No. Di qua no, ma là sì. Scala. Dina. Vai, Dina. Ehi, fammi salire. Bella. Ah, ci dividiamo o viene giusta scala? Io resto di guardia. Tu cerca di aprire il cancello dall'altra parte. Va bene. Dividiamo. Azz. Ah, dovevo mantenere l'equilibrio. Ok. Perfetto. Credo che deve andare di là, ma... cazzo! Tutto ok? Stavo solo morendo. Cazzo, Ellie, stai attenta, zia. Mazza, però non c'è più nessuno qua, raga, eh. Ok, Ellie mia bella. Sono quei bastardi. È incazzatissima, raga. Ucciderà tutti. Lo spero. Ok. Sentite l'audio, raga, come ha fatto bene. Come ha rimbombato bene. Cibo? Mattone. Nulla è al caso, ragazzi, eh. Ok. Immaginavo. C'è un computer portatile.
Oh, una scritta, vediamo. Okay. Cancello principale. Chissà quando risale. 0512. Stiamo preparando una grossa operazione e Isaac ci ha chiesto di rastrellare il centro della ricerca di risorse. Recupera della benzina la del garage. La base del Serevena. È già qualcosa. Base del Serevena. Ottimo. Chissà se questo rumore ha attirato qualcuno o qualcosa. Ah, un generatore. Apriamo così. Trasportiamo questo cavetto qua. Mi sa che dobbiamo portarlo qui. Ah, merda! Cazzo. Ok. Ellie! Ellie! Di qua! Dov'è? No, comunque il mattone lo prendo. Ehi, va tutto bene? E quel rumore? Ho aperto il cancello. Ora devo provare con questo. Vai, tu sei in gamba. Grazie. Grazie. Mo dobbiamo riuscire ad accedere a questo cancello. Ad accedere, cioè ad aprire questo cancello. Allora, proviamo a vedere qua. C'è un po' di casino, eh. Un po' di bordello con il generatore lì. Speriamo davvero di non attirare niente, nessuno. Proviamo qua. Non funge. Vediamo dove porta qua. Qua dietro. Ok. Serve corrente. Serve corrente. Scommettete, raga, che devo prendere. Ah sì. Devo staccare questa. Devo staccare questa. Ok. La devo portare qua. Oh no. Fuck. C'è una prolunga. Allora. Non ci arriva quello là. A meno che tu non fai così. Se ci riesce. Mamma mia, ragazzi. Lo sapevo. Sembrava strano, raga, non c'è un cazzo qua intorno. Si arriva a pelo, eh. Ok, ora possiamo accedere al cancello. Allora, password 5 1 0 9. Allora fammi vedere. Ok.
Non so perché mi è venuto in mente quel numero lì. 0, 5, 1, 2. Sì. Bella. Bel lavoro. Cristo. Ehi, andiamo. Togliamoci di torno. È stato un bel botto. L'ho visto male il cavallo, raga, per un attimo, L'ho visto really, really bad. Però possiamo staccarlo qua. No, non c'è bisogno. E un cavallo rimane fuori. Ah no, è arrivato, sta andando come uno. E ora? Ho trovato un biglietto. Ci sono dei codici sopra. Parla di un rifugio del WLF in una certa base del Serevena. Serevena. Andiamo a cercarlo. Magari troviamo il nostro primo WLF e lo facciamo parlare. Di qua. Forza. No, non posso entrare là, mi sa. Ragazzi, sapete che a me piace esplorare, No, qua non è esplorabile nulla. Mi pare. Guardate la vegetazione come ha mangiato l'uomo. Oh merda, guarda. Hotel Serevena. Deve essere questo. Ok. Poc Pedra. Cerchiamo di passare il cancello Fedra Merda. Originale. Dritto al punto. Il cancello Fedra Merda. Allora, East 2. East 2, 5, 3, 4, 5. Sai il codice? In quel messaggio ce n'erano diversi. Ma 5, prima 3. Dobbiamo ripristinare la corrente. Ah, immaginavo. Comunque era 5, 3, 4, 5. Ok, dobbiamo ripristinare la corrente. Che pare che là ci sia un generatore. Figurati se non succede nulla. Ok, avanti. Cazzo. Niente benzina. Attenzione. Ora infatti, che facciamo? Infatti il messaggio lo diceva. Merda. Il foglio. Cosa? Il messaggio parla di benzina nel parcheggio del tribunale e alla cupola. D'accordo. Parcheggio del tribunale e cupola. Hai idea di come trovare questi posti? Montiamo in sella e vediamo. Tommy sarà passato di qui. Penso di sì. Però non ha aperto il cancello, fratelli. Cupola, là c'è una cupola. Beh, dove siamo? Ma che spettacolo, raga. Direi che... che siamo qui. Ah, bene. Aspetta che lo segno. Ok. Perfetto, raga, ci dobbiamo orientare. Ci dobbiamo andare alla cupola, che mi sa. Che diavolo è successo qui? Penso che l'esercito abbia bombardato a tappeto. Che motivo avevano? Beh, a volte erano costretti a distruggere i quartieri in mano agli infetti. O dai ribelli. Mi sembra eccessivo. Beh, di solito funzionava. Con gli infetti o i ribelli? Entrambi. Merda. Credimi. Sei stata fortunata a non crescere in una ZQ. Comincio a pensarlo anch'io. Il centro distribuzione e razioni. A Boston c'erano code fino in strada. Distribuzione carburante. E poi faceva schifo. Io impazzirei. Figurati. A qualcuno succedeva. Forza, cerchiamo di entrare. Ok, abbiamo ovviamente nella mappa messo questa posizione qua. Di qua non credo che si possa entrare. Di là non lo so, volevo provare qua prima.
All right, fuck. Ci passi? Cazzo, serve molto sto lucchetto. No, degli effetti. Cazzo. Stai giù. Certo. Erba alta, quindi adesso stiamo interagendo con la natura. Cazzo! Ok. Boh, fratelli, io ero accovacciato nell'arbalta. Ah, forse dovevo distendermi. Dovevo far così. Compirla. Li abbiamo eliminati tutti. Ok. Sì, direi di sì. Dai, piano piano, raga. Qua sono in tanti, ragazzi. Questo è un problema. Più che altri due clicker. I clicker, raga, sono dei rompicazzo. Anche perché mi sa che dobbiamo andare là, quindi... Vai, Dina, striscia. Oh no. Questo viene in qua. Abbiamo visto che quello fa quel giro là. Cioè, Dina, occhio. Vieni via, Dina. Girati, stronzo. Mamma mia. E uno si è levato dal cazzo. Ok. C'era quello là che guardava, raga, per quello che ci ho aspettato un pochino di più. Ok. Cioè che adesso ce la possiamo rischiare. Si può fare comunque anche tutto strisciando, eh. Not bad. Anche se qua l'erba comunque, raga, non è alta, quindi ci vedono. Dina. E siamo alla cupola. All right. Tanti piccioni e nessuno per adesso. Ecco il carburante. Questa è una sinagoga. Come fai a dirlo? Primo, ci sono menorah alle pareti. Un simbolo ebraico. Poi non sono stata avvolta dalle fiamme. Avvolta dalle fiamme? Non ho capito. Era una battutaccia. Ah, tanto per cambiare. Ma smettila. Scoviamo in giro roba. Ho tanti ricordi legati a questa sinagoga. Mia sorella mi portava spesso in sinagoga. Non mi sei mai sembrata molto religiosa. No, ma discendo da una stirpe di sopravvissuti. Per il giorno del contagio? Non solo. Anche l'Inquisizione, l'Olocausto. La mia famiglia l'ha sempre scampata. O quasi. Ah beh, che dici poco. Ok. Ok. Mi sa che... c'è il carburante, eh?
Eh no, mi sa che dobbiamo spingerlo di più. Magari un po' più in qua. Bravissimo. E spingi in qua. Alright, bitch. Carburante. Il carburante ce l'abbiamo. Vediamo. Ti prego, dimmi che c'è. Ah, al diavolo. Ehi, contieniti. È un luogo di culto. A secco. Che fregato. Che palle. Conviene provare al tribunale. Andiamo via. Az. Il problema è che andare via comporta il tornare in mezzo ai runner, ai clicker. E questo casino non aiuta, Dina. Oh, spoiler. Tu preghi ancora? A volte. Davvero? E quando? Quando abbiamo passato già. A volte dico qualche preghiera tra me e me. Funziona. Mi aiuta a calmarmi. A mettere le cose in prospettiva. Serve per accettare il dolore. Dove si è? E dimostrare rispetto. Ne sono certa. Da dove si esce? Da là, forse. È un posto che non ho... Però mi sa che ci dobbiamo portare dietro quel coso qua. Aspetta, eh. Ok. Sì, sì, si va di là, raga. Uff! Ammazza, mezz'ora già. Episodio un po'... Perfetto. A metà tra tra l'inferno e l'inferno. Parte. Dietro di te. La calma prima della tempesta. Dando una soffiata ci sarebbe un rifugio della VLF tra le Spring e la Quinta. Prendi tutti gli uomini disponibili nel tuo settore e dirigiti sui posti immediatamente. Giustizia e sospetti. Metti in sicurezza l'area e attendi il mio arrivo. Tra la Spring e la Quinta. Segnalo. Bravissima. Dobbiamo andarci, raga. Che ne pensi di questo? Ok. Ah. No, la Spring e la Quinta è qua. Ok, allora andiamo là, raga. Potrebbe andare. Yeah. Cazzo, occhio, Ellie. Tranquilla. Reg. Un altro. Questo può lanciarti, dai, raga. Uff. Ok. Facile. Volevo essere sicuro. Bene. Vai chiusa? Aperta. Vediamo se c'è qualcosa da saccheggiare. Ua. Saccheggiare. Ua. Dillo le. Possiede 33 integratori, ragazzi. Ma siamo fuori. Incrementa vegetale di uso del kit medico. Ok. C'è un foglio. Cosa dice il foglio? Allora, tenente Torres, 70 anni fa mio nonno fuggì dalla Germania con la sua famiglia all'insorgere della seconda guerra mondiale. Ci riuscì grazie al buon cuore e al coraggio di una famiglia polacca. La ruota gira, la storia si ripete. Stanotte la mia famiglia ha fatto i bagagli e in virtù del suo buon cuore lasceremo la città scortati dai suoi uomini valorosi. Grazie per avermi aiutato e per salvare la nostra Shul. È duro abbandonare la nostra casa, ma sono le persone a contare realmente quelle ancora vive. Lei porta sulle spalle un fardello gravoso e spero che le nostre chiacchierate notturne le siano state di conforto. Se posso lasciarle un ultimo pensiero, per ogni passo che compiamo allontanandoci dal bene, c'è spesso una reazione contraria e più forte. Non perda le speranze del futuro. Come recita l'adagio, è sufficiente una sola candela per far arretrare le tenebre. Che Dio la protegga, Rabbino Zifa Saunders. Spero che tu ce l'abbia fatta. Interessante leggere queste cose, ragazzi, ovviamente. Però voglio che
mi faccio vedere cosa scrive senza dover per forza ripremere qua. Cosa ho scritto? Se penso a lui, rivedo tutto. La pelle squarciata, la bocca attonita, le viscere esposte. Non voglio che lei mi ricordi così. Meglio morire da sola. C'era lui con te alla fine? Più di quanto lo sia stato io con lui. Oltre alla fede nel dolore, cerco la fede attraverso il dolore. È interessante il diario di Ellie, eh? Secondo me non è la collector, c'ha il diario, raga. Non so, non mi ricordo. Non mi sono mai informato. Bello il diario di Ellie. Sarebbe figo da dire, leggere solamente dopo finito il gioco. Ok, depenna la cupola dalla lista. Ora cerchiamo il tribunale. Io direi di cercare oggetti utili prima di proseguire. Ok, no gas. Adesso dobbiamo andare dritto di là. Abbiamo già trovato. Se non altro qui c'è silenzio. È strano girare una ZQ senza rumori di camion. Aspetta. Spari. Brava. Ed esplosioni. Vabbè. Mia sorella evitava le ZQ proprio per questo motivo. Diventava sempre più paranoica. A volte si svegliava urlando nel cuore della qualcosa. Notte. È terribile. Teneva sempre uno zaino pronto per scappare al minimo segnale. Non restavamo mai nello stesso posto per troppi giorni. Era una tortura. Deve essere bello avere una casa, vero? Già. Nei primi giorni a Jackson ero sopraffatta da tutta quella gente. Io ero sopraffatta dalle abbuffate. Ricordo le abbuffate Eat West della prima settimana. Sta aperto. Facevo scorte di cibo per paura che potesse finire. Andiamo a vedere se c'è qualcosa. Mi ero accorta. Non è vero. Certo, e gli chiedevo, chi è questa mingherlina che ruba la carne essiccata? Ok. Non ho rubato troppa carne. Qua abbiamo trovato degli oggetti. Qua c'è una cassaforte. Sono quattro numeri. Use gate code. Questo è il code est. Quindi cazzo, sono 2, 3. Allora, sono sicuro che c'è un 3. Forse è un 2 quello là. Proviamo a mettere 5, 3, 4, 5. No, non va. Ah sì. 5, 3, 45. Cazzo. Ah, accidenti. Non è quello, fuck. Use gate code. Usa codice del cancello. Ah no, questo è gate west. ...0451 sarà sicuro, perché il primo è 0451, quindi 04 e poi vai sul 51. Ok. Cazzo. Ecco ragazzi, c'è il mondo, eh. Abbiamo fatto scorte. Bella sta cartina qua. Boh. Posizione mappa completata. E qua l'abbiamo fatto. Boh, ora dobbiamo andare dai tizi. Almeno dall'accampamento che c'era scritto. Non credo che ci siano ancora. Boh. Vediamo, andiamo a vedere. Ellie, Shimmer non si sente bene. No. Come? Cosa potrebbe avere? Una febbre? Ehi. Forse ho trovato il tribunale. Ma che bella. Chi te lo dice? Vedi quella scritta? Quella in alto. Tribunale. Ah, brava.
Che fiuto, detective. Ah, courthouse. Appuntalo sulla mappa. Ok. Fammi vedere qua cosa c'è. Che non mi fa... Dai, voglio vedere che cosa c'è. Dai, cavolo. Madonna. E comunque non c'era spazio, capito? Per voi. Raga, io so meticoloso. C'è un negozio di musica qui vicino. Vedete? Sarà chiuso. Beh, sai cosa? Dov'è il negozio di musica? Diamoci un'occhiata. Magari ricordiamo qualcosa. Ah, dietro. Segnato. Questo è tipo un mezzo free room, sto posto qua. C'è sta missione qua. Allora, qua comunque c'era un avamposto, avevano detto. La quinta e la spring. Vediamo se qua può fare qualcosa. Bella per me. Ma mi sa che non si può entrare. Siamo qui comunque. C'è il ristorante tra la quinta e la spring. Quindi probabilmente qua. Una pistola. Questa roba qua cos'è? Ehi, Davis, dovrebbero esserci delle provviste nei nostri vecchi rifugi del WLF. È uno sparo nel buio, ma ogni minimo aiuto è una benedizione. Prendi quello che trovi e vieni qui al Serena. Al carburante pensiamo noi. Mike. A Joel non piaceva il caffè? Scherzi. Ha scambiato metà della sua roba per un sacco pieno di semi. Per me fa schifo. Sai, merda bruciata. Oh no. Infatti. Altro che gusto acquisito. Dai, levati, Dina. Fai di che non ti piace il caffè. Ti sei abituato al caffè americano. Quella è acqua bagnata. Prova come faccio io. Spacca anche così la roba, bene. Mi fa piacere. Ci sono pillole? Un botto di pillole. Io starei attento qua, Oh, allerta! Lo sapevo. Sì. Come fanno a entrare in questi... Chiedo scusa. Non lo so, ma giuro che li detesto. Mamma mia, che paura! Porca vacca, regà. Oh. Questa Barcos. Cos'è? C'è scritto Barcos. A cosa pensi? Marion and Sixth. Non ne ho idea. Cerchiamo in giro. Sì, non sulla mappa. Bravissima, Ellie. Io, regà, non mi interessa. Questo capitolo qua, questo video qua, sarà solamente sull'esplorazione di Seattle. Fine. Non mi interessa e non faccio un taglio. Forse l'unica cosa che censurerò magari è la bestemmia che ho appena tirato. Mi sono cagato veramente addosso. Ok, e questa cosa ce la siamo vista. Scusate, mi sbaglio sempre. 7 anni che aspetto, devo lasciarla, scusate. Allora, qua io andrei a vedere quei due posticini là piccoli adesso. Allora, lì c'è il tribunale. I due posti piccoli dovrebbero essere questi. Uno e due. Ma da dove si entra? E questo è il posto giusto? Sì. Ma probabilmente si entra da qua, comunque. Proviamo a vedere sopra. Evitare di fare del casino. Due edifici separati. Da là no. Proviamo a vedere da qua.
Ehi, hey, Valiant Music Shop. C'è qualcosa di utile qui? Ok, c'è la porta di servizio. Caspita, chissà come doveva essere ai tempi. Potevi metterti qui, suonare qualcosa. Con questi strumenti potremmo mettere su una band. Tu non sai suonare. E allora? Posso sempre imparare. Effettivamente, non è che c'hai fretta. Non è che c'hai molto da fare. Cioè sì, adesso c'è un po' da fare, però... In linea di massima, bene o male. Brava. Ok, vediamo se c'è altro da guardare. Guarda un po'. No, di non far del casino. Oh, wow, un ritmo a dir poco travolgente. Secondo me ho talento. Ammettilo. Ho talento. Ti amo? Fa come vuoi. Che cos'era? Niente. Beh, non era male per essere niente. Ricordi quella notte al falò? Certo. Thank you.
Perché non mi hai baciata? Avrei voluto. Anch'io. Va bene. Rimettiamoci in marcia. Sì.